Siamo con Gianluca Maurizzi, tecnico del Roma City. Mister, seconda vittoria di fila, terza in campionato. La squadra è cresciuta molto rispetto a inizio stagione. Beh, indipendentemente che fa parte del processo di crescita, comunque lavorare e poi raccogliere e organizzarsi sempre di più. È chiaro che quando siamo arrivati qui eravamo un gruppo eterogeneo e poi con tutte teste diverse, quindi allenatore, staff, giocatori, società, quindi è difficile in poco tempo mettere su qualcosa che ti permetta di essere organizzati. E parlo di organizzazione quando tutti in campo diamo la stessa lettura su ogni situazione di gioco. Oggi possiamo dire che siamo sulla buona strada. Io sono un perfezionista sia nella vita sia nello sport, nel senso che quello che mi va di fare, sono un perfezionista, altre cose mi interessano poco e quindi non mi accontento mai e spero che la squadra prenda da me questa cosa. Io vorrei trasmettere ai nostri calciatori il fatto di non mollare mai, di non arrendersi mai, di riportare quello che facciamo durante la settimana, domenica in campo, e di essere sereni quando si gioca. E perché comunque abituarsi a subire le pressioni è il mestiere di un calciatore. Oggi, e poi noi dobbiamo tenere chiaro una cosa in mente, ma questa deve essere chiara per tutti, che il vero e unico protagonista della gara è il calciatore. Quindi noi che siamo fuori incidiamo per un tot di percentuale, ma poi la gara è il calciatore, quindi più il calciatore sta dentro la gara con la testa dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, e più si riesce a e più le cose vanno bene se si lavora. Se non si lavora ci possono essere dei problemi. Ora però c'è da continuare questa continuità, due vittorie di fila, è sulla buona strada per dare finalmente la giusta continuità, perché la classifica è corta, non ci sono squadre a punteggio pieno. Ma io adesso quello che penso è che abbiamo vinto oggi, quindi non so quello che può succedere domani, martedì, la prossima settimana. Se lo sapessi magari farei il vincente e non il tecnico. Quindi ci godiamo la vittoria, sono contento soprattutto per i ragazzi, e per le loro famiglie e per quel grande presidente Doino che ci sta sempre vicino e veramente non ci fa mancare il sostegno da Miami, la sua famiglia, tutti i dirigenti. Sono contento per loro e penso poco a me stesso in questo momento, ma penso proprio alla famiglia Roma City e sono contento per loro, perché dopo le delusioni dello scorso anno speriamo che quest'anno possiamo riuscire a toglierci delle soddisfazioni. Questo dipende sempre dal calciatore. Due battute proprio finali, una squadra che palla a terra sa pungere, quanto c'entra il tuo background da calcio a 5 qui? Ma tutti gli anni dicono sempre la stessa domanda ormai da 20 anni, ma sono 20 anni che faccio che giochiamo in certo modo. Abbiamo fatto dei gol bellissimi, delle azioni bellissime, però poi, come ho detto prima, se non c'è l'interpretazione del calciatore è quasi impossibile poter fare qualsiasi cosa. Grazie mister. Niente, grazie a voi.